notazione, sì, un'osservazione. Sì. Del FAI si sente parlare, sì, in questo periodo. Sì. Viene meno un po' la comunicazione nel resto dell'anno. È una mia, una mia osservazione errata? Un'osservazione giusta. Il FAI non è presente normalmente, ma ragazzi, il FAI è un'associazione, una fondazione di volontari. Noi facciamo questo lavoro, organizziamo le gite, organizziamo questa, apriamo il Petruzzelli, apriamo il Margherita. Io mi sono mosso con una linea dedicata ai teatri, abbiamo aperto il Teatro di Mola, abbiamo fatto manifestazioni nel Teatro di Mola, nel Teatro di Bitonto. C'è una rete di teatri in Puglia formidabile. Allora, abbiamo fatto delle cose molto importanti, continueremo a farle, ma vi assicuro che è pesante. Noi siamo tutti volontari, tutta la delegazione è formata da signore, da volontari, professionisti, docenti di scuola. Non lavoriamo solo per il FAI. Ha ragione lei quando dice non bisogna solamente incontrare il FAI per una manifestazione. Dovremmo essere più presenti, ma grazie a voi noi lo saremo. No, perché e continueremo a fare. Come le dicevo no? Questo perché comunque quando viene fuori la manifestazione, il periodo, il FAI è una voce, è presente, che si sente. È una voce, sì. Viene meno conforto, poi. Sì, hai ragione. Dovremmo essere più presenti, ma con le nostre forze facciamo quello che possiamo. Vi assicuro, con molta passione. No, e con molto non c'è entusiasmo. Dubbio, perché se c'è volontariato necessariamente parte dalla passione. Le volevo chiedere soltanto una cosa extra. Sì. Se lei domani fosse il sindaco di Bari, non che questo che abbiamo possa, sì, essere criticabile, non è, sì, qui il posto per farlo, che cosa farebbe come prima azione? Una cosa tra cultura, ambiente o qualsiasi altra cosa? Guardi, sicurezza? Guarda, vabbè, sicurezza ovviamente sicurezza. Ho avuto mia madre scippata 3 volte, mia moglie pure, mia nonna. Beh, no. Vi prego, aiutateci, io lo dico a nome di tutti, non a nome mio. Io ho avuto veramente 5-6 scippi in famiglia, mia nonna, una signora anziana. La sicurezza, lei sta toccando un tema importantissimo, quindi assolutamente questo. Ma lasciamo stare quello che lei mi ha posto 1000 domande. Io vorrei rispondere a una, magari, utopisticamente parlando. Noi abbiamo il mare, ecco, Bari dovrebbe vivere più il mare, ancora di più sul mare. Allora costruiamo un mega teatro sul mare, costruiamo altre città, altri paesaggi, passeggiate, altre strutture, porti, porticcioli, usiamo più il mare, che è la nostra forza. Completamente d'accordo, tra l'altro siamo a Punta Perotti, che potrebbe essere l'inizio di un lungomare che attualmente è invedibile, muore, fino a San Giorgio. Muore, io ho visto un progetto anni fa, non ricordo di chi, di un progetto che presentava un porto turistico meraviglioso. Non so, le leggi, le cose, mille ovviamente difficoltà. Sempre compatibilmente con quello che è l'ambiente. L'ambiente, questo, ovviamente, no, sempre, dubbio, rispettando sempre rispettando l'ambiente, ma io valorizzerei il mare, la nostra forza. Noi baresi siamo marinari, pesce crudo, pesce, tutte queste storie, il giapponese, il cinese, ma dove vanno? Io ci vado una volta all'anno al giapponese o al cinese, senza nulla togliere da questi luoghi, che sono anche luoghi di aggregazione e novità. Ma proprio ieri sera sono stato in una strada dove c'erano un ristorantino giapponese bellissimo, fra l'altro molto bello, elegante, molto. Un altro ristorante medio così, e c'era un ristorante classico dove si mangia seriamente. Beh, in questo ristorante c'era la coda, la gente in piedi, senza nulla togliere al giapponese, non c'era nessuno, ahimè, mi dispiace per loro. Però solo per le aperture, perché è giusto promuovere anche altre cose. Ma noi, il mare, costruiamo una città sul mare, apriamo teatri, apriamo. Avete visto cosa è successo con il Guggenheim, il nuovo, a Bilbao? Sì. Bilbao era una città anonima. Città anonima, una città. Assolutamente anonima. Vabbè, come no, Napoli non è anonimo. Per dire, una città, va bene? Quasi delle stesse dimensioni di Bari. Ecco, diciamo, paragonabile a... appena hanno costruito il Guggenheim, è diventato top nel mondo. Hanno quintuplicato turismo, ristorazioni, budget. La città ha avuto un decollo pazzesco. Allora, ecco, muoviamoci verso queste nuove storie. Non rimaniamo sempre fermi dentro al palazzetto della mamma, muoviamoci, guardiamo oltre. Purtroppo abbiamo Margherita, Auditorium, ogni anno Fiera del Levante, questi giorni meravigliosa, speriamo, un'esperienza che meravigliosa, solo il primo gradino, meraviglia questo forum di giovani dell'arte.
è fantastico. Lo diciamo da un po' su questo, su Bari in Fiamme. Di, quindi diciamo Bari di poi ha le potenzialità, c'è l'entusiasmo. Ecco, quello che lei mi ha posto una domanda, cosa farebbe? Io costruirei un teatro sul mare, con luoghi sul mare. Usiamo il mare, il nostro mare. Noi siamo baresi, io sono orgoglioso di essere barese. E quando posso parlare di Bari lo faccio volentieri, ma lo faccio e l'ho fatto in Messico, in Guatemala, a New York, ovunque. No, ovunque si sente io vado. Dal gusto. No, perché io poi dirigo la musica nostra. A me piace essere, sostenere le nostre cose. A non, di non mi vergogno. Sì. Cosa ne pensa della morte del maestro Tribuzio? Maestro Tribuzio, un attimo, mi aiuti. Quando è morto? Totò. Savonato. C'è uno che si chiama così. Quando è morto? Totò. Sei un chiavico. Grazie.